Bella raga, siamo qui a Genova. Abbiamo appena caricato il nostro camion in piena sicurezza con il caschetto e tutto quanto. E siamo pronti per partire con il nostro MAN TGS super tecnologico con gli specchietti digitali. E abbiamo adesso un bel po' di tempo per arrivare verso Milano. Ma per andare verso Milano, sapete che vi dico, non userò il navigatore. Voglio affidarmi ai cartelli, voglio rendere questo viaggio più mistico, più complicato. Quindi partiamo da questa sede, di Genova. Abbiamo dato i documenti, doganali, perché è un pacco, è un container proveniente dall'Oriente. Tutto a posto, lo possiamo portare dai nostri clienti e siamo pronti qui per uscire da Genova. Tra l'altro, raga, io ci sono stato per il mio compleanno a Genova. Per chi non lo sapesse, e vabbè, chi mi segue su Instagram già sa tutto. Però, per chi non dovesse saperlo, sono stato a Genova perché, insomma, sabato e domenica abbiamo deciso di festeggiare così il mio compleanno, vedendo appunto l'acquario, che da un po' che non lo vedevo. L'ultima volta che l'ho visto è stato con la scuola. Adesso, ma dai, ti ho sfiorato, bro. Dai, che se no si fa un intoppo che non finisce più. Ti prego, fammi passare, dai. Amici di Genova, e vi devo raccontare questa storia incredibile. Allora, praticamente sono stato il 16 settembre a Genova. E avevamo prenotato un mese prima per andarci. Però, allora, per Genova, in realtà, da Brescia ci vogliono 2 ore esattamente. Come andare a Bologna, più o meno. E quindi non è che ci voglia chissà quanto tempo. In un giorno potevamo tranquillamente visitarlo, anzi, direi che era assolutamente fattibile. Solo che abbiamo deciso di allungare di 2 giorni con un hotel in modo da non avere fretta, insomma. L'acquario di Genova lo puoi visitare, penso, in un paio di ore ce la fai, a voglia. È grande, sì, ma non così grande da dire ci sto tutto il giorno. E niente, sono andato. Quindi sabato abbiamo prenotato un hotel normale, 4 stelle. Allora, perché tra l'altro abbiamo dovuto scegliere per forza questo hotel, perché non si sa come mai. Settembre, 16 settembre, tutto full. Cioè, a Genova non c'era un hotel libero. Quindi abbiamo scelto questo hotel a 4 stelle, più o meno molto vicino all'acquario di Genova. Arriviamo lì e ci dicono: "Ehi, bro!" Io dico: "Ehi, che c'è?" Ho una bella e una brutta notizia. Come? Già sapevo. Non potesse. Cioè, è troppo bello per andare tutto bene. Niente, mi dice: "Siamo in overbooking. Abbiamo praticamente assegnato più camere di quelle prenotate. Però c'è la notizia bella. Cioè, non rimanete a terra, insomma, non dormite fuori. Abbiamo qui vicino un hotel a 5 stelle per voi. E siccome è colpa nostra, insomma, vi facciamo lo stesso prezzo, ma andate in quell'hotel a 5 stelle. Let's go! Ho detto! E oddio, comunque è costato tanto, eh. Siamo andati in due e abbiamo pagato 180 euro più o meno. E comprendeva praticamente una notte e una colazione. Però un conto un hotel di 4 stelle, un conto nell'hotel di 5 stelle. Anche se ti devo dire la verità, ora parliamoci chiaro, io non so bene come vengono assegnate le stelle agli hotel. Fatto sta che siamo entrati in questo hotel. Sì, era lussuoso, ma nel 1900. Nel senso che non era molto moderno. Lo stile era molto vintage, ok? Quindi io non ho idea di veramente di co cioè, sono curioso adesso, dopo questa esperienza, di capire come funziona l'assegnazione delle stelle. Perché io ho visitato hotel anche da 3-4 stelle, che a livello di design, a livello di modernità, certo, magari non avevano lo stesso personale, gli stessi servizi, però mi sembravano più avanti rispetto a questo hotel di 5 stelle. Ma a parte questo, comunque, alla fine un giorno dovevamo starci. In realtà avevo la preoccupazione, insomma, ok, tu mi metti questo hotel, ma siamo sicuri che il prezzo rimane uguale? Ehi! Ehi, non te l'ho detto io di mettermi qui, io ho detto: "Non ti preoccupare, non ti preoccupare." Oddio, magari il prezzo. Perché alla fine la società era la stessa. Però
alla fine la società era la stessa. E effettivamente vi anticipo già, a parte il parcheggio dell'auto, 20 o 30 euro al giorno, non mi ricordo, perché lì non ci sono parcheggi. Anche volendo, dici, oh, la lascio lì in strada, non c'erano proprio parcheggi. A Genova hanno l'incubo dei parcheggi, secondo me, poverini, perché è una città molto edificata, però le strade non sono così grandi. Ci sono anche molte zone ZTL. È un po' particolare Genova. Chi ci vive lo sa, e chi l'ha visitata lo sa anche. Quindi comunque adesso vedete, anche qua su Eurotrack è abbastanza ben riprodotto il nostro bel road tour di Genova. Non so se andremo sopra l'ex Ponte Morandi, non lo so, qua. Oh. Comunque cerco anche, vi ricordo, non ho il navigatore, devo stare attento a vedere. Comunque queste siamo arrivati lì e ci siamo mossi, siccome pioveva in continuazione e l'auto, allora, ecco lo svantaggio di dare l'auto a questo hotel. Praticamente loro se la prendevano l'auto e te la portavano in un garage loro, e quindi ogni volta se dovevi uscire, ehi, mi vai a prendere l'auto? Sì, te la vado a prendere, aspetta mezz'ora, arriva e te ne vai, e poi dove vai devi sperare che ci sia un parcheggio. Allora cosa ho detto? Ma quanto spendiamo, dai? Alla fine quanto costerà un taxi? Abbiamo deciso di muoverci prevalentemente in taxi. Soprattutto, allora, io avrei preferito muovermi a piedi, perché era, ok sì, 20 minuti ogni tour, ogni distanza, però alla fine comunque pioveva e abbiamo deciso di prendere sto taxi. Taxi che alla fine, devo dire, Genova è ben attrezzata, raga. C'ha quest'app tipo Uber, però non era l'app dei taxi. Tu prenotavi, costano un sacco, perché alla fine per un chilometro anche ti spendevi 10 euro, cavoli. Ok, sì, eravamo in due, però che rottura, insomma, non è proprio economico a livello... però Boderk, si vive una volta sola, non facciamo i taccagni su tutto. Ci siamo mossi un po' a Genova, abbiamo visto di qua, di là, tutti i vari monumenti che c'erano vicino. Ma che è successo qua? Ma che è successo qua? C'è un incidente. Vabbè, oh raga, a Genova qua è un disastro su Eurotrack. C'è per due un incidente. Comunque, siamo andati a Genova, bellissima Genova a livello di acquario di Genova, perché ci sono un sacco di pesci, soprattutto se volete vedere i delfini, sono emozionanti. Mi sono piaciute anche le meduse e i pinguini, molto carini, molto simpatici, carini. Davvero, allora, se non avete mai visitato l'acquario di Genova, fatelo, costa un botto, 30 euro! Ed era strapieno, ma raga, ma io ho detto, ma è finita l'estate, cavolo, eravamo il 16 settembre, era strapieno. Strapieno, vabbè, che poi magari sabato e la domenica effettivamente la gente anche senza vacanze ci va lo stesso in questi posti. Mio fratello comunque un biglietto ce l'aveva gratuito, perché sapete, con i punti dell'S lunga, insomma, ti fai quei punti e puoi riscattare dei regali. Tra questo c'era anche un biglietto dell'acquario di Genova. L'altro invece l'ho comprato perché non avevamo abbastanza punti. E niente, abbiamo fatto questa visita. E poi per il pranzo abbiamo mangiato lì vicino all'hotel. Male, Podrak! Però abbiamo mangiato almeno un gnocchi di pesto. E abbiamo mangiato anche una frittura mista. Però cavolo, ok, sarà il po'... Boh, io sarà che sono uno un po' così. Però mi è sembrato esagerato. Un piatto di gnocchi. Cioè, un piatto... piccolo, ok, che era buono, tutto bello, magari era vicino appunto a sto hotel a 5 stelle, 16 euro, poi abbiamo speso 20 euro a testa di frittura, era buona, no, devo dire, la frittura era veramente buona, ci siamo saziati, però abbiamo speso praticamente 36 euro per un piatto, vabbè dai, come Podrak, sempre con questi soldi, oh, ed una volta si vive, avete ragione, era pure il compleanno, ci sta, dai. Alla fine ma ci stava, perché alla fine, cavoli, Podrak, vai a Genova e non provi il pesto genovese. Buono, buono. Ho preso infatti un barattolo, me lo so portato, rispetto a quelli industriali. Veramente buono, veramente buono. Sono andato in cosa che era? Un panificio? Sì. C'era anche la focaccia. La focaccia genovese. Molto buona anche lei.
E tutto questo discorso per dirvi cosa? Che è successo un evento un po' strano. Oddio, ma io devo andare verso dove adesso? Livorno? No, secondo me devo andare dritto. Secondo me devo andare dritto per andare a Milano. È successo un evento non spiacevole, per me divertente, però... Ovviamente, vabbè, abbiamo concluso il nostro giro a Genova, tranquilli. Ci prepariamo per il checkout, insomma, devi riprendere la macchina, caricare le valigie e te ne vai e paghi. Per il pagamento tutto a posto, nonostante fosse appunto un hotel 5 stelle, ci hanno fatto pagare, come hanno detto, come l'hotel di 4 stelle. Abbiamo avuto il vantaggio di avere una camera molto bella. Certo, era sempre vintage, vi ripeto, vintage anni 90, quindi... Sì, non era proprio... Boh, vabbè, per me non mi sembrava un hotel a 5 stelle. Un hotel a 3-4 stelle, secondo me... moderno l'avrebbe battuto. Poi certo c'era il personale lì che tu potevi chiamare, ma insomma, non avendo pagato quel servizio, non mi sentivo di chiamare la reception o chiamare il concierge eccetera eccetera. Insomma, bella la colazione, però bella ampia la colazione, è una bomba. Quella invece secondo me rispetto all'hotel a 4 stelle era molto, perché comunque loro non sanno se quanto hai pagato lì, alla fine ti servono come un cliente come tutti gli altri. Ecco, una cosa che ho notato in questo hotel a 5 stelle, oh, non ci fosse neanche un italiano, raga. Zero! Entravo in ascensore e continuavo a dire: "Ehi, buongiorno. Hello. Oh, damn, sorry. Good morning, good evening." C'erano un sacco di cinesi, c'erano un sacco della Gran Bretagna, non so cosa vanno a fare a Genova, però un sacco, cioè non neanche un italiano ho trovato in quell'hotel. Forse eravamo gli unici. E niente, alla fine vi stavo dicendo cosa è successo alla fine. Abbiamo fatto il check out, mettiamo le valigie. Allora, praticamente quello dell'hotel va a prendere la macchina, perché appunto è nel loro come si chiama? Nella loro zona lì dei parcheggi, insomma. Oh, ma questo che mi taglia la strada. La va a prendere la macchina. La parcheggia davanti l'hotel per permetterci di caricare le valigie. Ma attenzione, ci mette questa macchina davanti a... Però, insomma, il marciapiede è libero, non è che dice appoggiato le ruote sul marciapiede. No, tranquillo. Tranquillo, lui ce l'ha messa lì l'auto. Non l'ho parcheggiata io l'auto, l'ha guidata lui. Insomma, non è colpa mia. Niente, scendiamo le scale per caricare una valigia, perché eravamo in due, insomma. Quanto vuoi che ci voglia per scendere le scale, mettere una valigia. In quell'esatto momento, mentre apro la portiera dell'auto per mettere la valigia, si ferma un anziano, penso del luogo, con sua figlia o boh, sua nipote, non so chi era, e dice: "Oh, ma guarda sti gafoni, sti pezzi di..." O inizia a insultarci di brutto. "Oh, ma come parcheggiata?" Ma era parcheggiata davanti al suo slot, davanti al parcheggio. Sapete, davanti agli hotel c'è aria carico scarico. Insomma, stavamo caricando e scaricando la valigia. "Ma vedi di stimare tu?" Perché secondo me, forse conosceva anche l'hotel, ha detto: "Sicuramente questi sono stranieri." E ho detto: "Oh..." Io ho risposto: "Grazie comunque per tutti questi insulti." È stato un attimo in silenzio. Ha detto: "Oh, cacchio, questo è italiano." Però non ha... Ha detto: No, non demordo, continua ad insultare. E continuava: "Oh, a pezzi di fango." Vabbè, io sto semplificando le parole, ma lui ha usato parole molto più pesanti. E continuava a guardarmi. Io, cioè, incredulo della scena, perché dico: "Ma come cacchio? Cioè, ma immaginati se viene un turista e si becca uno così, che lo insulta così a caso. Per un niente, perché alla fine lui ci passava tranquillamente. Ma il fatto che appunto ero uscito magari da un hotel da 5 stelle e l'auto era lì, ho pensato questa cosa qui, che probabilmente sai, un po' la gente rode, alcune persone hanno insomma un po' di rabbia nel confronto delle persone facoltose. Io mi trovavo in quell'hotel a caso, non sono facoltoso, non è colpa mia se mi hanno messo in sto hotel e sto scaricando, che tra l'altro mi sentivo talmente in colpa che caricavo io le valigie. E c'era lì il tipo: no, le carico io. E tant'è che le ho caricate io. E niente, mi sono trovato questo qua. Oh, tra tutti quelli che potevo insultare, veramente, che hanno speso un botto di soldi per andare in quell'hotel, m'ha beccato a me,
che sono un povero mendicante a momenti. E mi ha preso peggio parola. Io lo guardavo, ridevo perché. Ma perché dicevo. Ma perché? Cosa ho fatto? E io pensavo, vabbè, dai, ci sta. È anziano. Ma no, ma poi si è messa pure la figlia che avrà avuto. Boh, che ne so, 30 anni. Anche lei, ah, ti piace ridere? Che devo fare, signor? Mi fa ridere, cioè, mi sembra surreale questa scena. Perché, perché dovete fare così? Cioè, immaginatevi se fosse, se io fossi stato veramente un turista dell'estero, mi vedo questo che ti insulta così, perché sei uscito dall'hotel a 5 stelle. E vi ripeto, non era un hotel chissà che, cioè, sì, era 5 stelle, ma su carta, poi... A livello di prezzi, a livello di tutto, è stato, insomma, tutt'altro che... Dici, oh, sei ricco. No, non sono ricco. Poi potevo essere anche un normale visitatore, insomma, che è uscito dall'hotel. Oh, però c'è un po' di educazione, io stavo per dire. Vabbè, niente. Alla fine vi volevo condividere questa... Oh, ti trovi sta gente che è un po'... Però questo mi ha fatto un po' riflettere di come spesso la gente... Un po' rosica le altre persone, insomma. Non penso di me, perché assolutamente, vi ripeto, io non mi vanto assolutamente di essere andato in questo hotel. Vi ripeto, mi ci hanno messo, non volevo andarci. Io volevo andare nel mio modestissimo hotel 4 stelle, prenotato un mese prima per non pagare tanto. E niente, vi ho raccontato anche questa esperienza. Quindi non offendetevi troppo se andate a Genova e qualcuno vi insulta, perché mi è successo anche a me. Così a caso. Cioè, perché, ma sì, alla fine, raga, ma non è la prima volta che vedo queste scene. Quante volte mi è capitato, che ne so, c'è quello con la Porsche, no? Che magari sta, che ne so, sta per scaricare un passeggero e non si mette su un parcheggio. Carica giustamente due o tre valigie, un attimo, si mette lì con la Porsche e c'è quello lì dietro, a cornuto, sposo! Cioè, magari tanto così per sorpassare la Porsche, ma c'è questa persona qui che no, deve insultare quello con la Porsche, perché devi rosicare che lui ha la Porsche, quindi devi insultarlo. Ma perché? Perché rosicare? Cioè, alla fine... Ognuno la sua vita, non è colpa nostra o sua, insomma. Alla fine, secondo me, bisogna sempre badare a se stessi, non rosicare mai per gli altri, perché non ne vale la pena. Ti fa il sangue amaro, per cosa poi? Una volta che tu hai insultato la persona lì che ti stava un po' antipatica, perché magari più facoltosa di te, ma perché la devi insultare? Oh, ci sono alcune persone che appunto sono ricche, fanno gli spavaldi, ti sgasano con la Ferrari, insomma, ti umiliano. Allora sì, ok, lì ci sta, lì, magari dirgli due parole. Però se uno non ti fa niente, ma perché? Perché fai più brutta figura tu, perché si vede che stai rosicando, tra virgolette, no? E non è sicuramente carino, no? Cosa ne pensate di questa... Vi è capitato anche voi... Magari questo tipo di persone? Cioè, non che appunto io stia a difendere chi è facoltoso o chi non è facoltoso. Semplicemente dire, ma perché rosicare? Per niente poi. Va bene. Niente, siamo arrivati a Milano. Abbiamo comunque il nostro bel mano. Guardate che bella skin. Che bella skin. Fantastica. E adesso io vado a scaricare. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito con un bel mi piace, potete sostenere il video, iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime storie folli e noi ci vediamo alla prossima, ciao!